Sono giorni davvero particolari quelli che si stanno vivendo a Buckingham Palace per via di quello che sta accadendo nel mondo a causa del coronavirus e per via della faida in atto tra Kate Middleton e Meghan Markle. Da quanto tempo non si parlano più le due duchesse? Meghan è ciò che cercavo da tutta la via. Nel momento in cui Meghan Markle ha varcato la soglia di Buckingham Palace, era inevitabile che le cose per la famiglia reale cambiassero radicalmente. Mesi fa abbiamo avuto modo di assistere all'addio social che Meghan Markle e il principe Harry hanno fatto alla famiglia reale. I duchi Sussex hanno comunicato al mondo la necessità di rendersi completamente e totalmente indipendenti dai Windsor, cercare la loro identità e un posto nel mondo che non sia quello a Buckingham Palace, dove entrambi si sono trovati nel mirino delle news scandalistiche. In occasione di un discorso alla nazione, ecco che il principe Harry ha dichiarato: "Non vi parlo come un principe o come un duca, ma come Harry. La nostra speranza era di continuare a servire la regina, il Commonwealth e le mie associazioni militari senza fondi pubblici. Purtroppo, questo non è stato possibile. Con Meghan ho trovato l'amore e la felicità cercati per tutta la vita." Kate Middleton e Meghan Markle non si parlano più. Secondo quanto reso noto anche in passato da alcuni tabloid internazionali, sembrerebbe che tra Kate Middleton e Meghan Markle non sia mai corso buon sangue, soprattutto dopo che la moglie del principe William abbia cercato di opporsi al loro fidanzamento. L'ascia di guerra sembrava essere stata deposta dopo il matrimonio, ma a quanto pare le cose tra loro non sarebbero cambiate poi di molto. La conferma di quanto detto arriva da un membro della famiglia reale. I motivi dell'addio di Harry. Come abbiamo appena avuto modo di spiegare, i motivi dell'addio di Harry alla famiglia non sono mai stati realmente svelati, anche se alla base potrebbe esserci l'odio tra Kate e Meghan, che non si parlerebbero ormai da molto tempo. A spiegare il tutto nel dettaglio, come riportato anche da Letto Quotidiano, sarebbe stata Sarah Ferguson che avrebbe raccontato come Kate e Meghan avrebbero avuto un pesante scontro durante le prove dell'abito sposa. Alla base del loro litigio sarebbe stato i vestitini per le damine che la Markle aveva scelto per le bambine e quindi anche Charlotte, e sulle quali la duchessa non avrebbe voluto affatto cedere.